Bentrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. Si spegneranno per mezz'ora anche le luci d'artista, per la precisione dalle 18.30 alle 19 in piazza Flavio Gioia, nella villa comunale sul corso Vittorio Emanuele, per omaggiare, ricordare e commemorare le 26 vittime del mare. Questo avverrà nella giornata di venerdì, quando sarà anche celebrato un rito nella mattinata, a partire dalle 10, presso il cimitero di Salerno, a Brignano, con il rito religioso celebrato contemporaneamente dal vescovo di Salerno e dall'imam che giungerà per l'occasione. Le luci d'artista spente per mezz'ora in segno di lutto per le 26 vittime del mare. Anche così Salerno saluterà nella giornata di venerdì le 26 giovani migranti recuperate dalla nave spagnola Cantabria attraccata in città lo scorso 5 novembre. Il rito funebre, che partirà alle 10 nel cimitero monumentale di Salerno, si svolgerà nella Piazza degli Uomini Illustri e sarà organizzato dal Comune di Salerno in coordinamento con la Prefettura. In attesa di conferme da parte delle istituzioni di governo, secondo indiscrezioni potrebbe partecipare la presidente Boldrini, sicuramente al rito funebre sarà presente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In quell'occasione, come già annunciato nei giorni scorsi, il sindaco Vincenzo Napoli proclamerà lutto cittadino come segno doveroso di dolore e commiato nei confronti di queste giovanissime ragazze, ha detto il sindaco, che hanno trovato la morte in una delle ennesime tragedie del mare. Faremo, ha aggiunto il primo cittadino, in modo che sia una celebrazione semplice, di eccezionale sobrietà, ma nei limiti del possibile, di grande solennità. Verranno anche spente simbolicamente per 30 minuti, come dicevamo, le luci d'artista. Intanto il primo cittadino ha inviato questa mattina una lettera ai dirigenti scolastici degli istituti del territorio, chiedendo a docenti e alunni all'interno delle proprie classi un minuto di raccoglimento nel momento dell'inizio dei funerali, auspicando anche una riflessione sul fenomeno dell'immigrazione. Le 26 bare saranno disposte sull'ossario del cimitero, ognuno con una rosa bianca. Sul feretro delle due ragazze incinte, una aspettava un maschietto di 5 mesi e l'altra aveva un feto di un mese e mezzo, verranno deposti altri due fiori per ricordare due vite spezzate prima di nascere. Solo due delle 26 giovani donne sono state riconosciute. Si tratta di Marian Sciaca e Osato Saro, la prima riconosciuta dal marito, l'altra dal fratello. Per le altre resta l'anonimato. Il riconoscimento di almeno due di loro ha permesso di appurare che una era di religione cristiana, l'altra musulmana. I funerali dunque saranno laici e interreligiosi. Dopo il rito funebre, nove delle salme verranno sepolte nel cimitero salernitane, le altre verranno divise in altri cimiteri comunali. Ancora donne. Vittime della furia omicidia, il serial killer di Nocera, Nobile Izzo, condannato all'ergastolo per gli omicidi di Santina Rizzo e Maria Ambra, avrebbe confidato che le prostitute uccise dalle sue mani sarebbero invece tre. Lo avrebbe confidato ad un suo compagno di cella. Vediamo il servizio. Un'altra persona che si chiama Le prostitute uccise sarebbero tre. Lo avrebbe confidato Nobile Izzo al suo compagno di cella. A comunicarlo è stato il presidente della Corte d'Assise d'Appello quando ieri mattina bisognava procedere alla nomina del collegio di periti che devono valutare se Izzo, al momento dei fatti, fosse capace di intendere e di volere, così come richiesto dall'avvocato difensore Andrea Vaggito. Il serial killer, condannato all'ergastolo per gli omicidi di Santina Rizzo e Maria Ambra, è rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino. All'uomo con cui divide la cella, il 52enne tappezziere Nocerino, nel raccontargli i dettagli dei brutali omicidi delle due donne, avrebbe anche confessato di aver ucciso o tentato di uccidere una terza prostituta nell'area industriale di Salerno. La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini dovranno verificare se effettivamente esiste un altro caso di omicidio o tentato omicidio, oppure se ci si trova di fronte al racconto di un mitomane. Ieri mattina comunque è stato affidato l'incarico a tre specialisti che entro 60 giorni consegneranno i risultati delle loro analisi, attese dunque per il prossimo 5 febbraio. Si è arrivati a questa decisione dopo che le precedenti perizie di parte erano risultate completamente divergenti.
Quella della difesa parlava di semi-infermità mentale, mentre quella del tribunale sosteneva che l'uomo non è malato di mente. Rizzo, 63 anni, fu uccisa il 13 febbraio del 2010 in un piccolo appartamento che dà direttamente in strada vicino all'ex mercato Boario di Nocera Superiore. La donna venne strangolata con una corda e poi seviziata con un paio di forbici. Maria Ambra, che di anni ne aveva 74, fu finita in una baracca semi nascosta dalla vegetazione nella zona pedemontana al confine tra le due città. Gli investigatori la trovarono con la cassa toracica frantumata e un piede del letto conficcato nella gola. Entrambi infatti sono ricordati come omicidi efferati consumati nei luoghi dove le due donne si prostituivano. Per la morte della Rizzo fu accusato un altro uomo, poi assolto per non aver commesso il fatto. Per settembre 2018 sarà completato il trasferimento degli uffici giudiziari dal vecchio tribunale al nuovo Palazzo di Giustizia, la cittadella giudiziaria. A luglio 2018, infatti, il Comune di Salerno provvederà alla consegna definitiva dei lavori. È un percorso tortuoso, ma alla fine anche virtuoso, quello che sta interessando gli uffici giudiziari di Salerno, che stanno pian piano traslocando dal vecchio tribunale alla nuova cittadella giudiziaria, che sta così cominciando progressivamente a diventare la nuova sede operativa della giustizia salernitana. Già completati i travasi di tre sezioni, si continua a lavare al ritmo costante per arrivare alla fatidica data dell'inaugurazione totale e definitiva che, da cronoprogramma stilato dai tecnici del Comune di Salerno, dovrebbe coincidere con i festeggiamenti in onore di San Matteo, dunque per settembre prossimo, settembre 2018. Il trasferimento, come sapete, è cominciato con la terza civile, è proseguito con la sezione lavoro e adesso proseguirà con il civile. Abbiamo individuato la ditta che deve effettuare i traslochi, a giorni sarà fatta la determina per l'affidamento che dovrà andare al Ministero per l'approvazione, che contiamo che sopravverrà fra qualche giorno. Quindi procederemo al trasferimento del civile, cominciando dalla sede di Eboli, che come sapete deve essere lasciata comunque dal Tribunale entro il 2018, quindi sarà la prima che sarà trasferita. Seguiranno le sezioni civili del Tribunale con tutti gli uffici, prima civile, seconda civile, volontaria giurisdizione, ruolo generale, insomma diciamo, e poi gli uffici amministrativi del Tribunale, compresa naturalmente la Presidenza. Poi nell'anno nuovo avvieremo il trasferimento del settore penale. Tempi per il completamento dell'iter? Allora, il completamento dell'iter del Tribunale, noi contiamo che per settembre dovrebbe essere trasferito tutto il Tribunale. A luglio il Comune ci ha detto che consegnerà anche le altre tre palazzine, per cui si dovrebbe poi avviare il trasferimento degli altri uffici che rimangono ancora qui. A differenza di quanto immaginato durante il concepimento della struttura disegnata dall'architetto inglese Chipperfield, l'unica vera novità riguarda la dislocazione negli stessi plessi anche di alcune sedi distaccate, come ad esempio Eboli, il che comporterà inevitabilmente qualche rimodulazione nell'assegnazione delle aule. Tenete conto che quando è stata progettata e sono stati divisi gli spazi, le sezioni distaccate erano ancora sezioni distaccate, quindi non era previsto il trasferimento della sede di Eboli e delle altre sezioni distaccate. Quindi diciamo che abbiamo dovuto fare una revisione con dei restringimenti degli spazi, per cui alla fine ci troveremo con qualche problemino da gestire, che stiamo cercando di gestire, diciamo soprattutto al Tribunale, perché il Tribunale è quello che ha risentito maggiormente di questa situazione. Voltiamo pagina. Il cambio della direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno deve essere una priorità per la provincia di Salerno, poiché in assenza si potrebbero rallentare gravemente
i percorsi di riorganizzazione del settore sanitario con conseguente rischio della tutela del diritto alla salute di tutta la comunità. La pensano così i sindacalisti di CGL, CISL e UIL provinciale, che hanno lanciato un appello affinché si concretizzi a breve il dopo Nicola Cantone a Salerno. Le parti sociali rilevano che su Ruggi della Gora purtroppo si stanno ripercorrendo percorsi già negativamente sperimentati anche in tempi recenti, con incomprensibili ed immotivati veti incrociati che sembrano finalizzati a scenari politici e personali più che alla concreta scelta di professionalità adeguate al ruolo di un manager sanitario che, nel caso specifico, deve operare ad ottimizzare ai massimi livelli esigenze assistenziali e formative. A tal proposito, le organizzazioni sindacali, facendosi portavoce degli interessi collettivi, richiamano Regione ed Università ad un confronto responsabile e fattivo, tale da concordare in tempi brevissimi il nuovo assetto manageriale dell'azienda di via San Leonardo. E si dicono stanchi delle promesse del direttore generale dell'ASL regolarmente non mantenute, i sindaci di 25 comuni cilentani che hanno proclamato lo stato di agitazione permanente per l'azione di lento impoverimento che riguarda l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo. I sindaci dei comuni afferenti al distretto sanitario 70 di Vallo della Lucania sono in stato di agitazione permanente per l'azione di lento depauperamento dell'ospedale San Luca ad opera della direzione generale dell'ASL Salerno. Siamo stanchi delle promesse del direttore generale regolarmente non mantenute, afferma Andrea Salati, sindaco di Gioi e presidente del comitato di distretto, il quale continua: l'ospedale San Luca è oggetto di un lento impoverimento nei servizi e nelle apparecchiature che mette a repentaglio la sopravvivenza del presidio e la salute dei cittadini del vasto e variegato territorio a sud della provincia di Salerno che vi afferiscono. Chiediamo che venga rispettato quanto è stato disposto nell'atto aziendale approvato dalla Regione Campania, senza che vengano mantenute in vita strutture necessarie solo a chi le occupa. Abbiamo inoltrato, per illustrare le criticità del presidio ospedaliero vallese, una richiesta al presidente De Luca e al presidente della quinta commissione sanità della regione Campania. Siamo fiduciosi che ci saranno accordate, non è più tempo di rimanere a guardare e attendere gli eventi che sono finora negativi. Uniremo le nostre forze a quelle sindacali, conclude Salati, e a quanti hanno a cuore le sorti della sanità nel territorio per far sì che l'ospedale San Luca abbia ancora vita lunga e soprattutto il ruolo di guida che ha sempre avuto nella sanità a sud della provincia. Torniamo ad occuparci di cronaca. Non c'è nessun dubbio da parte degli inquirenti sull'origine dolosa delle fiamme che nella notte tra lunedì e martedì hanno distrutto uno stabilimento di scafati. Nelle mani di chi sta indagando, infatti, ci sarebbero elementi sufficienti per ritenere che qualcuno abbia appiccato il fuoco in via Ferraris. Vediamo. Dopo il rogo è il momento delle indagini. Questa mattina i carabinieri hanno utilizzato dei droni per osservare dall'alto il luogo dell'incendio che l'altra notte ha distrutto a scafati l'azienda Arte Carta Italia. Grazie alle riprese aeree, gli investigatori sperano di trovare tracce utili per individuare chi ha fatto innescare le fiamme. Tutto ciò che resta è solo un cumulo di cenere fumose. Fino a qualche giorno fa in quello stabilimento dell'area industriale si producevano cartoni per gelaterie e pasticcerie. Ammonterebbero ad almeno 3 milioni di euro, secondo una prima stima, i danni provocati dall'incendio. Un rogo spaventoso che in pochi minuti ha divorato tutto ciò che era depositato all'interno dello stabilimento e anche nel piazzale esterno: carte, cartone, macchinari e automezzi. Molta merce era pronta per essere consegnata in vista delle prossime festività natalizie, momento particolarmente propizio per questo tipo di produzione. Nessun dubbio sull'origine dolosa delle fiamme. Nelle mani di chi indaga ci sarebbero elementi sufficienti per ritenere che qualcuno abbia appiccato il fuoco in via Ferraris pochi minuti dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì.
a partire dai filmati estratti da alcuni impianti di videosorveglianza che sono presenti nella zona. Contributi video che mostrerebbero la presenza di almeno due persone nei pressi dello stabilimento pochi minuti prima che divampasse l'incendio. Potrebbero essere proprio gli autori del rogo. Disperato il titolare, Luciano Cascone, che ha manifestato tutta la sua amarezza con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'azienda, parole che nella loro drammaticità hanno evidenziato il dolore e la disperazione di un imprenditore che è cresciuto da solo, tra sacrifici e voglia di lavorare. Nella disperazione anche le oltre 50 persone che lavoravano per l'azienda. La Guardia di Finanza ha scoperto un altro falso cieco nel Cilento. Dovrà restituire 60.000 euro percepiti indebitamente come indennità dall'INPS. Vediamo. Ha firmato il verbale per un mancato scontrino fiscale, così la Guardia di Finanza a Casalvelino ha scoperto di trovarsi davanti ad un finto cieco. Attraverso una serie di indagini anche con video riprese, la Guardia di Finanza ha accertato che il falso invalido accompagnava il proprio figlio a scuola, faceva la spesa da solo, giocava a carte. Niente di strano se il 35enne in questione non percepisse dal 2012 la pensione di invalidità con relativo accompagnamento, perché totalmente cieco. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state avviate sotto la spinta della Procura di Vallo della Lucania. A volte il falso cieco aiutava anche altre persone a portare le buste della spesa ed è stato poi proprio durante un controllo in materia di rilascio dello scontrino fiscale che la finanza lo ha fermato. Lui da cliente ha firmato il verbale, condizione in contrasto con il suo stato di invalidità per cecità assoluta. Il reato ipotizzato ora è truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Procura della Repubblica ha emesso provvedimento diretto anche al recupero della somma indebitamente percepita. Si tratta di una cifra di oltre 60.000 euro. Anche a luglio, nella stessa area cilentana, nel comune di Stio, fu scoperto un altro finto cieco che guidava l'auto e faceva la spesa. Per quella inchiesta, che si inserisce in un filone di falsa invalidità da tempo al setaccio della magistratura, furono indagati tre medici che avrebbero attestato la falsa indennità. Nello scorso mese di settembre alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso che sovrasta la strada provinciale 184 in località Trentova, ad Agropoli, sulla carreggiata. Ad oggi la situazione è pressoché la stessa. Sulla questione è allora intervenuto il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Vediamo. Lo scorso mese di settembre il costone roccioso che sovrasta la strada provinciale 184 in località Trentova nel comune di Agropoli è stato interessato da un movimento franoso. Alcuni massi si sono staccati finendo sulla carreggiata. Ad oggi la situazione sembra essere la stessa di qualche mese fa. Intanto la provincia fa orecchie da mercante mentre il comune si sta attivando per candidare quel tratto di strada ad un finanziamento di 8 milioni di euro attraverso il Ministero dell'Ambiente. Anche lì abbiamo candidato sui problemi di carattere geologico e lì c'è un sistema franoso in atto, la possibilità di finanziare progetti di riqualificazione delle aree. Quell'area è interessata di un progetto di riqualificazione e sistemazione dell'area stessa e sarà candidato presto sui fondi che tramite la regione verranno messi a disposizione dei comuni. Io mi auguro, insomma, se tutto quello che abbiamo candidato verrà finanziato, avremo almeno altri 100 milioni di euro da spendere nei prossimi anni. Mi auguro veramente che questo possa accadere, però quello che devono sapere i nostri cittadini è che noi ci stiamo impegnando a 360 gradi per raccogliere finanziamenti dove ce ne sono. E il lavoro che stiamo facendo oggi è quello di preparare i progetti esecutivi di qualità che possano ottenere l'apprezzamento di coloro che le vanno a valutare per poterne ottenere il finanziamento. Buone notizie da Palazzo di Città dunque per la messa in sicurezza del costone roccioso, senza però dimenticare il tratto di strada tra la Baia di Trentova e il Convento San Francesco, lungo il Belvedere, poco distante dal costone roccioso. In questi ultimi anni l'arteria ha subito diversi smottamenti del manto stradale. Nonostante le diverse segnalazioni negli anni dai residenti del posto, ancora si attende dalla provincia, ente competente, una risposta concreta per mettere in sicurezza quel tratto di strada, praticata soprattutto nel periodo estivo da tantissimi cittadini e turisti.
Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, a tra poco per continuare a sfogliare insieme il nostro quotidiano. Doppia seduta di lavoro per la Salernitana in vista del big match con la Cremonese in programma domenica alla Recchi. Il tecnico Bollini ha ritrovato i suoi nazionali da valutare le condizioni di Vitale e Signorelli. Vediamo. Adesso il botta e risposte a suon di referti medici. Continua la guerra fredda tra Rosina e la Salernitana. Ieri l'ennesima puntata di una telenovela infinita con il club granata che ha comunicato quello che stavolta il giocatore probabilmente ha voluto che si dicesse, non usando cioè il suo profilo Twitter. Ieri un nuovo referto, finalmente una prima prognosi, ma soprattutto la convinzione che il rapporto tra le parti sia definitivamente deteriorato, a tal punto che adesso ci si parla a suon di comunicati. Parli di Alessandro Rosina ed il termine più gettonato che gli viene accostato è telenovela. Ironia della sorte, stesso slogan prima ancora che arrivasse dal Catania in una lunga ed estenuante trattativa che lo portò dopo oltre un mese di tira e molla all'ombra della Recchi. Oggi si continua a parlare di telenovela, di caso, anche se la società prova a non farci caso e a gettare acqua sul fuoco di un incendio che invece oramai è divampato senza mezzi termini. Il girone di andata per l'ex Zenit è già terminato, in attesa della riapertura delle liste, per lui hanno fatto un sondaggio Lecce e Catania, l'attaccante è ricomparso nel bollettino medico diffuso dalla società granata. Ieri infatti la Salernitana ha comunicato che, preso atto, si legge, degli accertamenti sanitari effettuati dal calciatore Rosina in data 13 novembre 2017, presso una struttura di sua fiducia, la certificazione prodotta dal medesimo evidenzia un processo flogistico del tendine rotuleo. Pertanto, alla luce delle due indagini strumentali effettuate in data 9 novembre e 13 novembre, si riconfermano 30 giorni di riposo e cure salvo complicazioni. Nella nota diramata dalla Salernitana si rimarca l'iniziativa autonoma di Rosina, che dopo aver sostenuto un primo esame diagnostico lo scorso 9 novembre, quello su input del club, come la stessa società aveva rivelato nel comunicato che aveva fatto seguito al tweet del calciatore circa le cause della sua assenza dagli allenamenti, ne ha svolto un altro presso un centro di sua fiducia. Non lo staff medico granata, bensì una struttura e dei professionisti esterni hanno accertato che Rosina soffre di una flogosi, ossia di una infiammazione acuta che rappresenta una sorta di risposta dell'organismo, in questo caso dell'articolazione del ginocchio, ad un trauma. Un referto che per certi aspetti sembra quasi sconfessare quello precedente. Nella prima indagine, infatti, il club granata aveva detto che la risonanza magnetica effettuata il 9 novembre appunto non evidenziava lesioni o infiammazioni a carico del tendine rotuleo destro, ma che il calciatore dichiarava il persistere del fastidio. Ieri la nuova puntata, condita finalmente anche da uno straccio di prognosi. Un mese di stop e poi chissà. La speranza è che il mercato di riparazione possa venire incontro alle parti, ma non sarà facile per via anche e soprattutto del faraonico ingaggio del giocatore, della durata dello stesso contratto e della carta d'identità non certo verdissima dell'attaccante. Tra la Salernitana e Rosina è calato il gelo ed anche il contenuto del comunicato diffuso ieri dal club lo conferma. Ritorniamo al calcio giocato. Nelle fila della Cremonese, prossimo avversario della Salernitana, oltre all'ex Antonio Piccolo, cresciuto nel vivaio granata, c'è anche Gian Pietro Perrulli, attaccante. Ha vinto il campionato di Serie B con i granata di Menichini e conserva bei ricordi di Salerno. Tempo di riscatto, si va contro una squadra, la Salernitana, con cui tu hai anche conquistato una promozione in Serie B. Cosa significa per te tornare ad affrontare in maglia granata d'avversario? Sì, Salerno diciamo che ce l'ho nel cuore perché ho vinto un campionato di Lega Pro dalla C alla B. È una piazza importante, è una piazza calorosa, è una piazza del sud dove vivono di calcio. Ho un ricordo bellissimo e niente, sono contento di rincontrarli, di rivederli, però spero di portare a casa i tre punti perché in questo momento è più importante la Cremonese. Arrivano due trasferte di fila, quindi insomma per più di 15 giorni non ci sarà tutto il tifo dello Zini che fino adesso vi ha sostenuto alla grande a darvi forza, insomma due trasferte impegnative. Sì, due trasferte impegnative perché Salerno ed Ascoli sono due ottime squadre, livelli di classifica differenti
il pubblico di casa mancherà, perché quest'anno veramente è il nostro 12° uomo in campo, si fa sentire per tutti i 90 minuti, però sono venuti anche fuori casa, si sentono anche fuori e penso che non faranno mancare la loro presenza e giocheremo anche per loro. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa. Iomi Salerno in Deco Conversano, la sfida infinita. L'ottava giornata d'andata del massimo campionato femminile di pallamano metterà di fronte la formazione pugliese e la Iomi Salerno, campione d'Italia in carica. Il big match del massimo campionato è in programma sabato prossimo alle 18:30 al Pala San Giacomo di Conversano, con diretta su Pallamano TV, non soltanto, anche sulla pagina ufficiale di Pallamano TV Facebook e sul sito federale figiac.it. Uno scontro tra le prime due della classe anche quest'anno. Entrambe le formazioni infatti sono in testa alla classifica a punteggio pieno, con 14 punti all'attivo, frutto di 7 vittorie conquistate nelle 7 partite disputate. La formazione pugliese ad inizio settimana è stata però scossa da un fulmine a ciel sereno, perché il tecnico Giuseppe Brandi si è dimesso per motivi familiari. Si prevede comunque grande spettacolo nell'impianto pugliese, saranno tanti i salernitani che scorteranno anche in Puglia Coppola e compagni. Entrambe le formazioni venderanno cara la pelle per non perdere l'imbattibilità e continuare così la marcia in vetta alla classifica del massimo campionato. È tutto per questa edizione del TG Oggi News. Grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.